Ciao Betes.it, è arrivata la delicatezza, è arrivata la gentilezza, è arrivata la tenerezza del bacio. Ma che baci meravigliosi io ho visto in questo stupendo film intitolato All We Imagine as Light di Payal Kapadia in concorso a Cannes 77. Secondo me Greta Gerwig va fuori di testa per questo film perché racconta di piccole donne in India che baciano, che aspettano, che sognano, che viaggiano e che fanno squadra tra loro. Si chiamano Prabha, Anu e Parvati e lentamente la Kapadia, con una colonna sonora che mi ha fatto andare fuori di testa, con questo pianoforte leggiadro che interviene ogni tanto con dei movimenti così gioiosi, che entrano anche in contrasto, ma non troppo, con queste immagini anche di una Mumbai molto metropolitana, bella, di metropolitane, proprio di treno metropolitano, di interni di palazzoni dove vivono queste donne che lavorano in un ospedale. E diciamo che la protagonista è Prabha, quest'infermiera che un giorno riceve due regali da due uomini. Uno, un uomo che la vorrebbe amare e che è presente nella sua vita, un dottore presente in ospedale, che le dice: guarda, io ho scritto un poemetto, tieni, tieni, molto timido, molto gentile, ho scritto un poemetto, tieni. E l'altro è questo marito che non c'è più, ancora l'uomo che non c'è, ancora il maschio che è andato via, no, dalla donna. E lo vedo, è la terza volta che lo vedo con forza in un film, no? Mi sta molto facendo riflettere. Perché le love story, la love story è il tema di questo Cannes 77, ma anche il maschio che non c'è. E queste donne che devono capire cosa fare in assenza del maschio. Lei ha questo marito che è in Germania e che un giorno le manda, quindi l'uomo presente ti dà il poemetto, l'uomo assente ti manda, e qui la Kapadia mi fa impazzire perché secondo me è una regista di grande senso dell'umorismo, l'uomo assente ti manda una pentola per cucinare il riso. Però Prabha, e lì mi sono veramente quasi commosso, Prabha la abbraccia questa pentola, passa una sera senza depilarsi le gambe, questo è un racconto del femminile, non altri, senza depilarsi le gambe, quindi c'è questo dettaglio delle gambe non depilate di Prabha, perché Prabha non frequenta uomini, altri uomini, da anni. Vorrebbe forse riabbracciare quel marito che sta in Germania e quindi abbraccia la pentola. Ho cominciato praticamente a sciogliermi, praticamente vedendo. E queste donne che parlano. Prabha è molto severa con Anu, che è questa giovane infermiera che è più promiscua di lei. È lei che si bacia. Che belli questi baci del film. Lei ha un fidanzato e si baciano e si desiderano e si baciano e vorrebbero far l'amore. Ho rivisto il piacere del sesso nel film Motel Destino di Ainous, che non vedo più, mai più dentro il cinema, e mi mancava, perché io appartengo a una generazione, a un contesto storico in cui sono cresciuto vedendo il piacere del sesso al cinema. Capisco che oggi non è più così e quindi, però io sono vecchio, io sono legato a quel tipo di tradizione e quando la rivedo, insomma, mi colpisce questa cosa, no? Mi fa ritornare un po' a quello che io pensavo fosse il cinema, ma il cinema, amici miei, è sempre in cambiamento, è il cinema, è la meravigliosa bellezza del cinema. E qui c'è Anu che è anche rimproverata da Prabha, che le dice: tu non sei Prabha, tu non sei una donna per bene, se, perché io lo vedo che tu... E quindi c'è anche il racconto di quest'India di castità, o comunque un'India dove le donne non possono troppo manifestare un desiderio, tanto che Anu si deve un po' nascondere con questo fidanzato, anche se è un'India secolarizzata, è un'India moderna, però che bel film, che bel film. E quindi Anu si bacia con il suo fidanzato, che tu ti chiedi a un certo punto: ma lui è carino, non è carino, ma ci sta, non ci sta? A un certo punto lui le dice, si chiama Shiaz lui, e sono così belli questi baci che si danno. Ma quanto è bello filmare un bacio, anche i baci io non li vedo più,
filmati bene, bei baci, diretti bene, no? Un regista che convince questi, perché è un pezzo del racconto importantissimo, no? A volte vedo questi baci molto imbarazzati, molto secchi, molto brutti, molto. Invece qua, che brava regista, ma che brava regista, perché proprio sono dei baci che ti dicono tutto di questi due ragazzi, anche della voglia di far l'amore, poi perché li vedi anche che si eccitano sempre un po' di più e vorrebbero. No, allora il film è tutto su una donna che non ha un uomo, che vorrebbe suo marito, e poi c'è quest'uomo nuovo che lui vorrebbe, ma lei dice no, io sto aspettando mio marito, e poi c'è questa giovane donna, perché Prabha è più anziana di Anu, che invece forse ha l'uomo, ce l'ha, è lì presente, ma i due è la passione, vogliono fare l'amore. Allora lui un giorno le dice: guarda, i miei partono, non ci sono, sembra uno di quei film o uno delle nostre vite in cui i nostri andavano via nei weekend, e lui dice: oh, c'ho casa libera, mettiti il burka. Vieni da me col burka, perché? Perché nessuno ti deve vedere. E tu entri di nuovo in questa società indiana dove la Kapadia ti apre questa porta e ti dice: guarda, per noi non è facile, per questi non è facile. Quindi io dall'occidentale di merda, no, libertario, libertino, e perché? Perché sono cresciuto in un contesto che me lo ha concesso. Lì stai così. E che succederà? E poi c'è la più anziana, quindi il film sono tre generazioni di donne. C'è Parvati che ha altri problemi, problemi dei soldi, problemi di case, e ne parla spesso con Prabha. E quindi tu hai queste tre donne che poi la Kapadia porta in viaggio alla fine e basta, cioè questo è cinema, perché alla fine vanno in viaggio, forse trincheranno pure insieme, e quindi ancora c'è l'idea della Kapadia del lasciarsi andare, di quello che può fare la donna. C'è un momento, questo è il cinema. C'è un momento in cui Anu si stupisce, perché Prabha è stata anche severa con lei, che Prabha, che si sta anche un po' rompendo le ovaie di questo marito che le ha mandato la pentola, e poi lei prova a chiamarlo, ma mentre invece l'altro medico, no, cerca sempre di. A un certo punto Prabha dice: senti, Anu trova del liquore in questa casa estiva dove vanno le tre donne, e Prabha dice: lo assaggio io per vedere se è buono. È buono. E Anu fa, è stupita. Parliamo di queste attrici, pronuncerò malissimo i loro nomi. Kani Kusruti e Prabha, la nostra protagonista, diciamo, è quella che ha più scene. Divya Prabha, che si chiama come Prabha, ma di cognome, buffa, no, questa cosa. È Anu, Divya Prabha, e Chaya Kadam e Parvati. Ecco, sono loro proprio, vabbè, diciamo pure Shiz. Ah, Shiz si chiama. Shiz, chi è? E Ridu Arun, ma diciamo anche Shiz, perché pure lui è importante, no? Questo millennial con la barbetta di solito fanno schifo, no? Questi uomini sono quelli che. E invece questi millennial, no? Tutti antipaticucci, antisentimento, debolucci di cuore, perché il cuore è un muscolo, ok? E invece io sto vedendo delle grandi love stories in questa Khan 77, anche nell'altro film, che è un'altra video recensione, sempre di questa giornata qua di Kapadia. Anu rimane così e dice: ma che bevi? Tu che mi hai detto a me che ero promiscua, tu che mi hai detto a me che ero libertina, tu che mi hai detto a me che ero una donna. E quindi è un film di donne che parlano tra loro in relazione ai loro uomini. E io questa regista mi sono già innamorato di lei. Si chiama Payal Kapadia, è una ragazzina, questo è il suo secondo film, è una pischella veramente. È furba pure, perché non mette la sua età sulla pagina di Wikipedia, ma io mi sono ufficialmente innamorato di lei, del suo cinema, del suo modo di girare, della sua ideologia cinematografica a differenza di altri, del suo racconto del femminile a differenza di altri. Questo è vero, non è posticcio, come sono veri i peli sulle gambe di Prabha. Che meraviglia quell'inquadratura, che meraviglia le inquadrature di Mumbai la sera, che meraviglia vedere queste donne muoversi, che meraviglia il finale nella casa al mare, dove ci saranno sogni, realtà e
finalmente l'abbraccio delle piccole donne che diventano grandi donne e che diventano grande cinema. Il film si intitola All We Imagine Is Light. Secondo me Greta Gerwig, che è una che ci crede in queste cose, è una che ce l'ha il sentimento, va bene? È una che le capisce queste cose. Secondo me Greta Gerwig va fuori di testa per questo film. Se la prende, sta paglia al capadia, se la mette in valigia, se la porta a Hollywood e gli produce quattro film. Viva il cinema, viva il bacio, viva la gentilezza del tocco, la delicatezza e la sensibilità e il pianoforte e la chitarra di questo film meraviglioso che arriva a Cannes 77. Ciao Bethesda, un film al bacio.